È lunedì e io qua partono le stories di Chiara Nasti. Vabbè, cose random. Comunque qua sta caricando il video del lunedì e in realtà devo finire di cucinare perché stavo facendo i piselli. Non so se fare la pasta o il riso oppure mangiarli come tipo minestra. Vedremo. Mi è praticamente morta la pianta di aloe vera, quindi ho tutte le foglioline qua che sto lasciando in frigo, così che io possa farci maschere, impacchi e cose, perché dalle foglioline esce ovviamente il gel di aloe vera. E ho appena fatto una maschera per Sabrina e per Gaia, che se la stanno spiaccicando in faccia di là. Io no, perché sono truccata e devo uscire. Sabrina ha capito già che mi sto avvicinando. Io lo sapevo. Sempre la stessa cosa. Ma come fate a sopportarla? Io non capisco. Comunque un attimo dove è sta cosa. Sì, Il io geranio, tipo. È Il rosso. geranio. Cioè io non avrei mai pensato al Mi dà geranio. di geranio. Cioè non so neanche che cos'è il geranio. È una pianta. Quelle là con i fiorellini tipo fucsia. Ma guardate che seguite proprio una ragazza intelligente. Vedi? Quanto tempo? Infatti, mi sa di un. I fiori che si mettono morti. Rosa, Di rosa. crisantemo. Rosa. Ma questa non ve l'avevo mai fatta, la rosa? No, No? no. Ma deve fare uno strato, No, cioè. non è come quella Rampolo, dell'altra volta. Questa questa qui la dovete solo spargere. nubi. Spargerà. Che schifo. Non me la spargere addosso. Questa è la zona giusta, questa, non i vestiti, la faccia. No, la carta d'identità, no, la carta di credito, meno male non c'era lì dentro. Praticamente gli si è rotto la carta di credito a Sabrina. No, praticamente Vi faccio vedere. Questa è Isi che ha fatto un bordello. No, non so dov'è il portafoglio. No. Sabri, dov'è il portafoglio? No. Ciao. Isi, no. Che cazzo state facendo? Maschera. Che maschera? Basta, non voglio più. Simo! Eh? Tu te la vuoi conservare? No, no. Va. No, è bella la tessera. Ah, la tessera. Cioè. Ah, Che hai fatto? Sta stronza! Faccia! Lì restimo, sola! Come un cane! Mo. È 1:30 di notte, io sono tornata a casa perché ero uscita con degli amici, ma non ho più voce. Vado a dormire, anche perché qui ci sono le mie coinquiline che dormono e non posso gridare. Sono appena uscita dalle poste perché dovevo spedire il pacco della vincitrice del giveaway del concorso che avevo fatto per i 50.000 iscritti. E quindi sono andata in posta, tutto a posto, ho spedito il pacco. Ringrazio ancora una volta tutti quanti per tutto quello che mi avete scritto. È stato davvero difficile scegliere la vincitrice e c'è anche chi si è lamentato. Allora, prima di tutto, sì, la vincitrice è uscita perché, come avevo già annunciato, avrei scritto la vincitrice nell'info box e qualcuno ancora mi chiede: ma quando esce la vincitrice? L'ho già annunciata. E seconda cosa, c'è chi si è lamentato perché per la scelta, insomma, della vincitrice, ma io, non perché voglia giustificarmi, però come avevo detto anche nel video, avevo intenzione di scegliere la vincitrice e non di estrarla a caso. E scegliere la vincitrice per me non voleva dire soltanto scegliere chi utilizzava le parole più belle, più dolci, non era questo per me. Semplicemente ho scelto chi ho sentito,
e quindi quando ho letto il suo commento, ad esempio, ho percepito che era la persona giusta. Sono cose che senti, e visto che insomma la devo scegliere io, ho fatto come ho sentito e non il commento con le parole più belle e la grandissima poetica e retorica. Insomma, non era questa l'unica cosa che avrebbe fatto scegliere me una persona piuttosto che un'altra. Comunque adesso devo andare in università perché devo sbrigare delle cose, devo portare dei documenti. Oggi è una giornata un po' burocratica. Sono andata in segreteria, ma c'erano una cosa come 20 persone prima di me, e io opto per tornare nel pomeriggio, anche perché oggi è martedì e quindi dovrebbe essere aperta anche nel pomeriggio. Magari tornerò presto, così da evitare quelle 30 persone prima di me. Ok, questa volta ho decisamente esagerato con la quantità di piatti da lavare, ma si sono accumulati nelle ultime 24 ore perché sono stata molto impegnata e sono stata molto fuori casa e molto al computer, e diciamo che i piatti non erano la mia priorità, e si vede. Non è che per caso qualcuno vuole venire a fare al posto mio? Nel parchetto vicino casa hanno fatto le bancarelle natalizie e non c'era ancora stata bene. Avevo già dato un'occhiata e avevo visto che volevo prendere una cosa per mia mamma. E quindi ho finito i regali adesso, prendendo l'ultima cosa. Amore. Amore mio. Easy. Con questa zampetta. Ciao Nicolas. È vero. Però prima non sono riuscita a farlo. Adesso lo ricordo. Sono viva. L'ultima volta mi sono buttato dallo scivolo. Ho visto una. Ok, Nicolas mi ha insegnato ad andare sul monociclo. L'ho fatto. Come sono stato, Nicolas? Sono stato piuttosto bravo, però non me l'aspettavo proprio. Come no? Non me l'aspettavo perché c'è quando sono riesce subito a prendere confidenza di monociclo. Quindi mi ha dato della schiappa prima di vedermi l'opera. Vabbè, certo, io l'avevo preparato dicendo che non ero in grado nemmeno di andare in bici, quindi figurati sul monociclo. Però sono stupefacente. Brava, complimenti. Thank you. La prossima sfida è andare senza appoggiare. Senza cadere. Io sono arrivata a Lecce dopo ore di treno. Sono davvero stanchissima, è stato molto stancante perché avevo tante valigie, borse, chitarra. E più stavo con Sabrina, e Sabrina aveva Easy, e quindi è stato un viaggio particolarmente stancante. Però sono arrivata a casetta, dove c'era la mia famiglia. Abbiamo iniziato a scambiarci un po' i regali perché noi siamo non troppo convenzionali per queste cose, non riusciamo a trattenerci. E ok, ci siamo. Io vi ringrazio tantissimo per avermi accompagnato in questa settimana. Chiudo il vlog appunto della settimana oggi, così domani lo monto e potete vederlo magari prima della cena di Natale, mentre vi preparate. Niente, che sia una splendida serata, giornata per tutti quanti. Buonanotte a me e
Grazie.